Riprendiamo poi il tema di questo seminario. La grande sfida tra turismo e cultura qual è per il nostro paese? È che bisogna cambiare la mentalità, bisogna investire di più, bisogna risolvere alcune cose, le leggi io credo che ci sono, l'ultima questa varata dal ministro Brambilla mi sembra che va in questa direzione, bisogna crederci di più perché noi abbiamo le più belle, le più grandi risorse, non solo turistiche ma anche culturali, e purtroppo poi di tutto questo ricaviamo meno di quello che dovremmo. E rispetto al nostro patrimonio culturale e alla cultura, quale atteggiamento dovremmo avere nei confronti della cultura stessa in un qualche modo? Ma gli avvenimenti di questi giorni intanto ci dicono che bisogna avere più un appiglio manageriale, la cultura e i nostri beni hanno bisogno di protezione non una volta ogni tanto, ma di protezione continua, ci vuole proprio un concetto manageriale, bisogna investire anche sul privato perché credo che tra istituzione, industria, banche si possa fare veramente di più, come d'altronde stanno già facendo all'estero. La Fondazione Marisa Bellisario è sempre stata attenta al ruolo della donna, come è integrata nel settore turistico la donna e cosa si può fare in merito? Ma io credo che oggi abbiamo dato una dimostrazione di quante le donne sono capaci, le donne proprio del turismo, oggi qua a Vicenza sono passate delle donne che hanno delle responsabilità enormi, che hanno grandi aziende e non sono venute qua a lamentarsi, sono venute qua a proporre un nuovo turismo dal nord al sud, perché non dobbiamo, non più il turismo stagionale, ma un turismo fatto di circuiti, fatto di intelligenza, fatto proprio di competenze, perché purtroppo qualche volta non ci sono, ce lo dobbiamo dire. Diciamo, lei si è impegnata personalmente anche in merito alle quote rosa, ce ne vuole un po' parlare? Beh, io credo che sono entrata in Parlamento, immagino perché ero Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, e come tale le prime cose che ho portato sono delle proposte di legge per quanto riguarda le donne. La prima è un'autority per le pari opportunità, la seconda è le quote di genere nelle società quotate, la terza è per le quote nelle camere di commercio, e adesso ne ho presentata un'altra per il congedo parentale obbligato anche agli uomini.